Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando ad Ortona, perché questa mattina il sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano ha partecipato all'inaugurazione dell'anno scolastico. La cerimonia, accompagnata da esibizioni musicali degli studenti del territorio, si è svolta nel porto presso il quale è attraccata la nave scuola San Tommaso dell'Istituto Nautico Acciaiuoli. Il servizio di Vestina News. Sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano, riparte l'anno scolastico anche in Abruzzo, ma gli abruzzesi e soprattutto i genitori degli alunni degli abruzzesi chiedono più sicurezza per gli istituti. Sì, è una richiesta che proviene da parte di tutti i cittadini, perché la scuola, con il suo numero di utenti, chiamiamoli così, 8 milioni circa di studenti e quindi 800.000 dipendenti, coinvolge ogni famiglia, quindi la richiesta di sicurezza e di luoghi idonei dove consentire le migliori condizioni possibili di apprendimento è un'istanza che proviene da ogni cittadino di questo paese. Questo governo, da appena insediato, ha fatto, per quanto riguarda le politiche scolastiche, una delle sue priorità proprio quella di intervenire sulla sicurezza degli edifici scolastici. Ecco, questo impegno sarà nel medio breve periodo? Partiamo subito con un nuovo modo di erogare le risorse, di essere molto più tempestivi, di erogare direttamente le risorse all'ente che poi dovrà subito curarne la spesa, quindi cerchiamo di essere molto più veloci nell'assegnazione delle risorse e conseguentemente anche con la realizzazione dei lavori. Cronaca adesso: sarà giudicato con il rito abbreviato Massimo Fantauzzi, 48enne, reo confesso dell'omicidio di Antonio Bevilacqua, il 21enne ucciso a colpi di fucile, lo ricorderete, il 16 settembre del 2017 nel pub Birrami di Montesilvano. Il GUP del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, questa mattina ha accolto la richiesta di accesso al rito speciale presentata dal legale dell'omicida Pasquale Provenzano e ha fissato la discussione al prossimo 28 ottobre. Nel corso dell'udienza di oggi sono state citate tutte le parti offese, ovvero i genitori, la sorella, il fratello, la compagna e la figlia della vittima, assistiti dall'avvocato Giancarlo De Marco. All'esterno del tribunale i familiari di Antonio Bevilacqua hanno fatto affiggere tre grandi cartelli con due foto del giovane ucciso e le scritte "Giustizia per Antonio" e "Ergastolo ai carnefici". Un auspicio quest'ultimo che però difficilmente troverà riscontro nella sentenza, visto il ricorso dell'imputato a rito abbreviato e l'assenza di aggravanti. Presenti in aula sia Fantauzzi, che ha sempre mantenuto lo sguardo basso, sia la madre ed altri familiari della vittima. È rimasto fuori nei corridoi del tribunale il padre di Antonio Bevilacqua, che sta scontando una condanna per omicidio ma sta beneficiando di un permesso di lavoro per buona condotta. Ancora cronaca: avevano manomesso i registratori di cassa per nascondere al fisco gli introiti. La Guardia di Finanza di Chieti ha scoperto una maxi frode fiscale multimilionaria. Alfredo Primante. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha scoperto una maxi frode fiscale ultramilionaria indagando su un gruppo che opera nella ristorazione e nella vendita di preziosi. Cinque persone, legali rappresentanti di sette società di capitali, sono state denunciate a piede libero per dichiarazioni fraudolente mediante artifizi, sei le persone denunciate per dichiarazioni infedeli, in quanto avrebbero percepito redditi da capitali in nero. L'operazione, ribattezzata Phantom Ticket, ha portato alla scoperta di redditi non dichiarati per 45 milioni di euro, di valore della produzione non dichiarato per 25 milioni e di IVA evasa per 3,5 milioni di euro. Dagli accertamenti è emerso che i cinque imprenditori, legati fra loro da vincoli di parentela, avrebbero effettuato continui versamenti nelle loro innumerevoli società, oltre 170 nel periodo che va dal 2005 al 2014, di una entità tale da far emergere una significativa divergenza fra quanto dichiarato è effettivamente conseguito. Il meccanismo fraudolento è stato messo in piedi avvalendosi di registratori di cassa appositamente modificati che, sebbene mettessero regolari scontrini, facevano sparire gli incassi dalla contabilità. In conseguenza del meccanismo fraudolento, il denaro frutto dell'evasione è stato riciclato in attività lecite. Nel frattempo, gli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate hanno portato al recupero di somme per oltre 2 milioni di euro.
Ancora cronaca, collisione in mare questa mattina all'alba tra un'imbarcazione della piccola pesca e una vongolara a circa 1,5 miglia al largo della costa di Roseto degli Abruzzi. La barca più piccola si è inabissata dopo lo scontro e il marittimo che si trovava a bordo, un 86enne proprio di Roseto, è stato tratto in salvo dai due componenti dell'equipaggio della vongolara e poi soccorso dal personale del 118, ricoverato presso l'ospedale di Giulianova con sindrome da annegamento e un principio di ipotermia, non correrebbe però per fortuna pericolo di vita. Illesi gli altri due marittimi. Sull'incidente indagano i militari della Guardia Costiera di Giulianova, intervenuti sul posto con una motovedetta assieme a una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco. Le condizioni meteo marine al momento della collisione però erano ottime. Cambiamo argomento adesso, sindaci in fibrillazione in provincia di Teramo per le incertezze da parte della regione Abruzzo che ancora non chiarisce che tipo di ospedale unico verrà realizzato. Ci si chiede che fine faranno i quattro nosocomi di Teramo, Sant'Omero, Giulianova ed Atri, mentre il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, rivendica un ruolo decisionale del capoluogo nelle future scelte strategiche. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. C'è grande fermento e c'è forte preoccupazione tra i sindaci della provincia di Teramo per quanto riguarda il futuro ospedale unico. La domanda che gli amministratori si pongono è che fine faranno i nosocomi di Giulianova, Sant'Omero, Atri, ma anche del Mazzini. E dal capoluogo, il sindaco D'Alberto, torna a chiedere alla regione Abruzzo maggiore chiarezza sulle decisioni e gli obiettivi strategici in materia di sanità. In primo luogo D'Alberto vuole sapere che tipo di ospedale sarà realizzato a Piano d'Accio e rivendica un ruolo decisionale del Comune nella realizzazione della nuova struttura. C'è una situazione di grande incertezza, tra l'altro mi sembra che la prospettiva sia cambiata rispetto a qualche tempo fa. Io vorrei ricordare che il Consiglio Comunale si è espresso nel luglio del 2017 in merito ad una realizzazione del cosiddetto ospedale unico, cioè una situazione nella quale vi era una razionalizzazione e riprogrammazione complessiva dell'offerta sanitaria provinciale. Adesso sembra che le cose siano cambiate, almeno da alcuni articoli di stampa, perché di fatto di ufficiale non c'è nulla. Io sono sempre stato molto chiaro su questa questione. La realizzazione del nuovo ospedale, che poi porta con sé anche il problema della destinazione poi eventuale del Mazzini, ha un senso se complessivamente comporta un miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria sul nostro territorio. Se dobbiamo semplicemente creare una nuova struttura che sostituisca quella precedente, senza però incrementare la qualità dell'offerta sanitaria complessiva, che non è solo di Teramo città, ma di tutta la provincia, a questo punto diventa difficile giustificare la realizzazione di una nuova struttura. Si ragiona solo esclusivamente in termini di contenitore e non di contenuto. E allora la richiesta che noi abbiamo fatto, sia io come sindaco, ma che è emersa anche nel corso di una recente capigruppo in Consiglio Comunale, è molto chiara. Noi dobbiamo puntare come Teramo, come provincia di Teramo e all'interno della provincia di Teramo come Teramo città, per avere sul nostro territorio un ospedale di secondo livello. E allora si regge la logica, sta in piedi la logica di una nuova struttura che sia adeguata per. Altrimenti diventa molto complicato ragionare solo in termini di struttura e non di ciò che si colloca all'interno, che è quello che interessa di più. Torniamo adesso sulla sicurezza di ponti e viadotti, perché nella riunione indetta ieri pomeriggio ad Agnone, in provincia di Isernia, è stata decisa la chiusura del viadotto sul Sente, tra i più alti d'Europa, a partire da domani. C'è il concreto rischio di crollo dopo gli eventi sismici degli ultimi giorni. L'infrastruttura, lo ricordiamo, è l'unico collegamento tra i centri dell'Alto Molise e l'Abruzzo. Enzo Di Gaetano. Tutto come previsto, l'annuncio della chiusura al traffico del viadotto Sente che collega Agnone a Belmonte del Sannio e all'Abruzzo era nell'aria. Un pilone del ponte, il terzo da diverso tempo, era sotto osservazione dopo che era stata notata una sua rotazione. Sul posto i tecnici della provincia e dell'ANAS che hanno fatto i rilievi, ma la diagnosi non è cambiata. Il viadotto, uno dei più alti d'Europa, non dà le necessarie garanzie di stabilità e di sicurezza. La notizia della chiusura è stata data direttamente da Lorenzo Coia,
all'incontro con i sindaci altomolisani, richiesto dal sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, dopo il crollo di Genova e dopo le scosse di terremoto in Basso Molise. Marcovecchio in particolare era preoccupato per i due viadotti che collegano Agnone a ovest con Isernia e a est con Belmonte del Sannio e l'Abruzzo. Ebbene, dopo i nuovi rilievi, COI ha comunicato la sua decisione. Il Sente verrà chiuso e il traffico deviato. Sul viadotto Sente, un'analisi più approfondita, soprattutto di quel terzo pilastro che si era ruotato nel corso degli anni ed era sotto continuo monitoraggio da parte sia della provincia che degli altri enti, abbiamo scoperto invece che la situazione di criticità è abbastanza seria. È stata predisposta una relazione dei nostri tecnici e molto probabilmente nel giro di questa settimana procederemo anche alla chiusura del viadotto Sente, con grossi disagi per la popolazione. Un dramma per gli studenti e per i residenti di Belmonte che da giovedì per arrivare ad Agnone dovranno percorrere decine di chilometri di strade dissestate. Circa 2.500 persone, come ricorda Don Francesco Martino, saranno isolate e non potranno più raggiungere ospedale, scuole e uffici di Agnone. Qui siamo in Abruzzo e guardiamo il Molise al di là del Sente. Tommaso Lilli, un artigiano abruzzese che lavora qui, che succederà ora che chiudono viadotto? Perché adesso è finito, non si può più lavorare. Cioè, perché con questa strada che collega Abruzzo e Molise, perché ci sono Castiglione, Montazzoli, Fraine, Schiavi d'Abruzzo, Torre Bruna, Guardia Bruna, è completamente impossibile. Ma noi abbiamo anche un altro problema più importante, che abbiamo l'ospedale, anche se lavora, diciamo, non è proprio funzionante al 100%, però anche se lavora, diciamo, quel 10%, 20%, adesso è completamente impossibile, perché c'è la statale vecchia, è completamente disastrata, non è che si può andare sulla strada vecchia, perché è completamente impossibile. Parliamo di trasporti adesso, perché la Filt CGL Abruzzo ha proclamato lo stato di agitazione del personale della TUA, l'azienda unica del trasporto regionale. Alla base del conflitto le carenze organizzative e manageriali e i tagli alle buste paga dei lavoratori che arrivano a toccare i 1.800 euro lordi. Vediamo. La Filt CGL Abruzzo ha proclamato lo stato di agitazione del personale di TUA, l'azienda unica del trasporto regionale. A distanza di circa un anno da un'analoga procedura attivata in quella circostanza per denunciare una serie di violazioni contrattuali e per criticare la gestione manageriale, il sindacato torna a riprogrammare una fase di conflittualità. La Filt CGL in una nota attacca duramente i vertici aziendali, affermando di non aver mai immaginato che nell'arco di un triennio si arrivasse addirittura a peggiorare le pessime esperienze e condizioni del passato che spinsero il legislatore ad accelerare il processo di aggregazione delle società regionali di trasporto. Oggi, nella TUA, continua il sindacato, persevera un atteggiamento arrogante e discriminatorio, in modo specifico nei confronti di quelle rappresentanze sindacali che osano manifestare dissenso e critiche all'operato aziendale. Per quanto riguarda invece i lavoratori, la Filt CGL lamenta pesanti tagli in busta paga con le maestranze che si sono viste sottrarre l'erogazione del premio legato al positivo risultato di esercizio. Il sindacato lamenta anche la mancata erogazione di quanto previsto nell'accordo integrativo regionale del 2004, con una perdita economica per ogni lavoratore quantificabile in circa 1.800 euro lordi. La Filt CGL inoltre è critica anche sul versante dei servizi offerti ai cittadini, parlando apertamente di una situazione indubbiamente peggiorata sotto tutti i punti di vista, dalle interruzioni e soppressioni dei servizi per carenze di personale e di mezzi e per guasti in linea, alla vetustà e pulizia dei mezzi, fino alle carenze organizzative. È del tutto evidente, conclude la nota, che l'unica cosa che rimane da fare per un'organizzazione sindacale che faccia il proprio dovere è alzare il livello di attenzione. Di conflitto. Il combinato del decreto dignità e delle strategie aziendali è costato il rinnovo del contratto a diverse decine di operai precari della El Foundry di Avezzano, che si sono visti recapitare un messaggio WhatsApp alla scadenza del contratto. A casa con un messaggio WhatsApp. Accade anche questo nel mondo del lavoro odierno.
La storia la raccontano alcuni operai della El Foundry di Avezzano che hanno ricevuto sul proprio smartphone un laconico fermato. Modalità, forma e sostanza della comunicazione vengono contestate dalla FIOM provinciale dell'Aquila, che sottolinea come il combinato disposto delle leggi, cioè del decreto dignità, e delle strategie aziendali faccia sì che un esercito di lavoratori e di annesse famiglie debba periodicamente subire un danno materiale e morale. Del 6 settembre è scaduto il mio contratto e credevamo che si abbassava la produzione, invece siamo stati sostituiti da altrettante persone che hanno preso il nostro posto e, fra parentesi, qualche persona gli ho insegnato io il lavoro che doveva svolgere. L'azienda ha risposto che i contratti erano scaduti e che quindi non ha alcun fondamento parlare di licenziamenti, spiegando anche come l'Agenzia per il Lavoro abbia correttamente illustrato, anche per via telefonica, alle 27 persone interessate quanto stava accadendo sulla base della normativa ora vigente. La El Foundry attualmente impiega 1.500 dipendenti, a cui si aggiungono alcune centinaia di persone dell'indotto. Tra queste vi sono diverse decine di operai che hanno un posto di lavoro temporaneo dettato dalle esigenze di produzione. Non è contro l'azienda né contro l'agenzia, perché noi sappiamo innanzitutto la stima che loro hanno nei nostri confronti, e questo qua ce lo hanno anche specificato. L'azienda comunque opera secondo la legge, questo lo sappiamo, e vogliamo proprio far capire che questa legge dovrebbe avere una qualche piccola modifica, perché questa legge è scritta in questo modo che ha fatto sì che noi stessimo a casa. Ad oggi siamo stati mandati a casa noi, che siamo i primi, che avevamo un'anzianità maggiore all'interno dell'azienda. Il 27 saranno mandati a casa un secondo turno di lavoratori che sono stati assunti dopo di noi, e dentro il 31 ottobre, per quel che si dice, ma non penso di poter non essere smentito purtroppo, saranno mandati a casa tutti i lavoratori assunti prima del 2018, così che l'azienda arrivi, tra virgolette, vergine al 31 ottobre, giorno nel quale scatterà il decreto dignità. Cambiamo argomento, adesso parliamo di politica, perché le dimissioni erano nell'aria già all'indomani della sconfitta elettorale dello scorso 4 marzo, quando all'interno del Partito Democratico erano emersi malumori e mal di pancia mai sopiti che sembravano sfociare in una resa dei conti quasi immediata. Invece la vicenda delle dimissioni da Presidente della Regione di Luciano D'Alfonso evidentemente hanno ritardato la decisione del segretario regionale del PD, Marco Rapino, che ieri però ha rimesso il mandato nelle mani del presidente dell'assemblea regionale del partito, Camillo D'Alessandro. In un comunicato Rapino ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato alla decisione di lasciare la direzione regionale, perché ha scritto: il PD deve fare un passo avanti, uno sforzo congiunto, unitario, per affrontare in piena forza le prossime tornate elettorali. Con la scelta di oggi, continua Rapino nel comunicato, ritengo di creare le condizioni affinché in Abruzzo il PD avvii una discussione profonda che lo porterà a congresso subito dopo le elezioni regionali. Spero che le mie dimissioni non aprano polemiche, ma suggeriscano soluzioni, conclude Rapino, che lascia il PD regionale nelle mani del vice segretario Renzo Di Sabatino e del coordinamento politico appena costituito. E venerdì, sabato e domenica torna a Pescara la festa dell'unità, la manifestazione è in programma al palco Villa De Riseis, vediamo. Torna la festa dell'unità Pescara 2018, Villa De Riseis, in un ambiente che tutti conosciamo, molto accogliente. Avremo dibattiti di livello nazionale e di livello locale, con concerti e sicuramente con una buona cucina. Invitiamo tutti per un approfondimento, per una voglia che abbiamo di confrontarci con i cittadini, con gli iscritti, simpatizzanti, un po' con tutti, sui temi attuali, sui temi che tutti seguiamo sui mass media, quelli nazionali, ma soprattutto anche i temi che ci interessano di più, quelli di Pescara, della nostra città, e quello regionale. Sappiamo tutti che andiamo incontro a delle elezioni, prima quelli regionali e poi sicuramente quello sulla città di Pescara, e quindi avremo tutte queste occasioni. Finalmente il Partito Democratico va in piazza, ragiona, riflette con gli iscritti, ma anche con le forze, diciamo, sociali, proprio per raggiungere un obiettivo, che è quello di valutare attentamente le problematiche e poi trovare le soluzioni, cercando di spostare l'attenzione dagli uomini, dall'individuo, dall'individualismo, dal leaderismo, a
la risoluzione dei problemi. Sfratto dalla casa parcheggio del centro storico per una madre divorziata e indigente. Il comune di Lanciano ha reiterato più volte dal 2016 la richiesta. Il sindacato Asia USB denuncia il caso e annuncia una raccolta firme con un banchetto durante le feste di settembre. La petizione è anche online con Io sono Deborah. Vediamo. Una petizione online per salvare la casa Deborah Spinelli. A lanciarla è il sindacato USB Abruzzo, facendo conoscere all'opinione pubblica il provvedimento con cui il comune di Lanciano intima lo sfratto alla donna che vive con due figli e un'anziana invalida al 100%. Il provvedimento, dice Luigi Iasci, è mirato a riconsegnare l'alloggio all'ex marito di Deborah, il quale è l'originario assegnatario formale. Ma, contesta il sindacato inquilini, l'uomo avrebbe perso il diritto di abitarvi in seguito all'omologazione dell'accordo di separazione avvenuto nel 2010, poi divorzio nel 2016. Il comune dunque sarebbe reo di non aver eseguito la voltura 8 anni fa in base al regolamento di assegnazione di alloggi comunali. Oggi il paradosso, nonostante il palese errore del comune, sottolinea Iasci, il provvedimento non viene ritirato. Nel frattempo un giudice ha sospeso lo sfratto esecutivo già da 2 anni, mentre la donna ha denunciato più volte stalking e minacce da parte dell'ex, già condannato in primo e secondo grado. Il giudice ha fermato tutto e adesso è cambiato il giudice, per cui riprende l'iter giudiziario. Non sappiamo come andrà a finire. Se dovesse finire, diciamo, in una soluzione singolare di questa situazione, cioè con la famiglia che deve abbandonare la casa, si dovrebbe ricorrere al TAR, ma per farlo ci vogliono 10.000 euro. Ecco l'appello di Deborah. Io all'amministrazione comunale chiedo solo una cosa, di verificare tutta la documentazione che ho portato e di vedere se io ho i requisiti per una casa, perché cosa che loro non hanno mai fatto, mai verificato nel mio caso e nella mia famiglia. Solo questo chiedo. Torniamo adesso in provincia di Teramo, dove le gelaterie sono aumentate del 30% negli ultimi anni. Attualmente sono 152 e impiegano oltre 500 lavoratori. Lo rende noto Casa Artigiani Teramo, che parla di stagione record per il gelato artigianale. Stagione record in provincia di Teramo per il gelato artigianale. L'associazione provinciale Casa Artigiani Teramo, elaborando alcuni dati di Unioncamere e Istat, ha infatti evidenziato un aumento del 30% del numero delle gelaterie in provincia di Teramo dal 2013 ad oggi. Al termine di questa ultima stagione estiva, gli esercizi che vendono gelato artigianale hanno infatti raggiunto nel teramano il numero complessivo di 152 aziende con un livello occupazionale di circa 500 addetti. Nel 2013 alla Camera di Commercio di Teramo erano registrate solo 117 aziende. I dati 2018 elaborati su base comunale vedono in testa Teramo, Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi con 20 gelaterie a testa. Seguono Giulianova con 14, Martinsicuro con 13, Silvi con 12, Pineto e Tortoreto con 8, infine Sant'Egidio alla Vibrata con 7 esercizi. Minori presenze si registrano su altri territori. La crescita del settore è dovuta con certezza all'aumento delle gelaterie artigianali, soprattutto nei punti di maggiore interesse turistico. Altrettanto importante è la crescita dei laboratori artigianali, con una produzione rivolta a servire più punti vendita. Casa Artigiani Teramo ritiene che il risultato del gelato artigianale sia di buon auspicio per un rilancio dell'artigianato provinciale, da qualche tempo impegnato nella ricerca di riaffermare un ruolo determinante nel sistema socio-economico territoriale. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie B, dal Pescara, una forma moderna per reperire risorse finanziarie da investire nei progetti per la crescita della società. Il prestito obbligazionario Pescara Bond è stato illustrato questa mattina dal presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, assieme al responsabile della piattaforma Tifosi, che si occupa proprio di finanziamenti sportivi. Vediamo. Risorse finanziarie per rendere più forte la società e il suo progetto, contando sulla voglia di partecipazione dei tifosi, ma più in generale sulla condivisione di questo progetto da parte di qualsiasi investitore. Si tratta dei Pescara Bond, una forma di prestito obbligazionario emesso dalla Pescara Calcio, obiettivo da raggiungere 3 milioni di euro con un tetto massimo di 6 milioni. La somma raccolta servirà al Pescara per la realizzazione di un proprio centro fisioterapico e di riabilitazione, probabilmente nell'Ecotel. La creazione di altri due campi
allenamento, sempre a Città Sant'Angelo, all'implementazione dell'attività di scouting, quella che può portare in futuro a coltivare il nuovo Verratti o il nuovo Torreira, oltre a migliorie nella struttura del poggio, per il quale la maggior parte dei lavori tuttora in corso viaggiano parallelamente e non sono collegati ai bond, come ha precisato il presidente Sebastiani, chiarendo che la struttura entro fine anno diventerà del Pescara, senza altri contratti di locazione da rinnovare. Insomma, coi bond, il cui rendimento è dell'8% lordo, di cui il 5% in contanti, il 3% in forma di credito su merchandising, abbonamento e biglietti, rappresentano una opportunità, come conferma il patrono biancazzurro Sebastiani. Il Pescara aveva già emesso obbligazioni per un solo investitore, la Fondazione Pescara Abruzzo, prestito rimborsato, ora la scelta di aprirsi anche a privati e tifosi. Come dicevi giustamente tu, è un'opportunità e non è un obbligo e non cambia il rapporto che il Pescara ha con i propri tifosi, cioè non è che se qualcuno non sottoscrive il bond domani mattina i giocatori girano la faccia dall'altra parte, quindi non esiste al mondo. Chi lo può fare lo farà, chi sentirà di volerlo fare lo farà, per noi sarà sicuramente un onore, sarà sicuramente un impegno in più, una responsabilità in più, perché sappiamo benissimo che nel momento in cui, come abbiamo fatto quattro anni fa con la fondazione, nel momento in cui qualcuno ti dà fiducia, poi devi ripagare la sua fiducia, e ripagare la fiducia significa non solo realizzare gli investimenti ma restituire il capitale e pagare gli interessi. In questi giorni è attiva la pre-registrazione sulla piattaforma Tifosi, la società fondata a Londra da Fausto Zanettone e Gianluca Vialli, specializzata in servizi di investimento sportivo. A giorni sarà possibile per i pre-registrati aderire alla sottoscrizione. Da allora ci sarà tempo in maniera inderogabile fino al prossimo 16 novembre. È possibile sottoscrivere prestito minimo di 500 euro e poi multipli, con benefit ulteriori alle soglie di 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000 euro e bonus promozione in Serie A del Pescara fissato al 25%. Io considero questa un'operazione di un livello diverso, difatti basta vedere il target, a Frosinone era 1 milione con raccolta massima 1,5 milioni, qua è 3 milioni con raccolta massima 6 milioni. Ma perché? Perché comunque la Pescara Calcio, come poteva fare anche il Frosinone, può emettere delle obbligazioni di questo importo, i progetti li abbiamo dettagliati, qualsiasi importo che decide sottoscrivere di investire ha una rendita finanziaria, una rendita tangibile, più alti privilegi di marketing, quindi sicuramente è un'operazione molto vantaggiosa per qualsiasi persona che decida di sottoscriverla. E a margine della presentazione dei Pescara Bond, al microfono del nostro Andrea Costantini, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha anche commentato la sentenza di ieri del Collegio di Garanzia del CONI, che va nella direzione auspicata dall'Assemblea di Lega di Serie B, che in piena estate aveva votato il blocco dei ripescaggi e un format a 19 squadre. Vediamo. A me piace sottolineare un aspetto: noi non siamo, come magari qualcuno dice, non siamo dei presidenti che non guardano più in là del naso o degli sciacalli, nel modo più assoluto. Noi abbiamo, nel momento in cui sono scomparse tre squadre di morte naturale, non certamente perché qualcuno li ha cacciati, abbiamo ritenuto che per ovviare a quelle problematiche che poi hanno portato alla fine di quelle tre società gloriose, bisogna dare sostenibilità a questo campionato. Allora, nel momento in cui c'è una situazione naturale, è giusto cominciare a parlare di riforme, perché qui purtroppo in Italia tutti si riempiono la bocca di riforme, ma poi nella realtà le riforme non le vuole fare nessuno. Si continuano ad avere 22 squadre in B, 20 in A, 60 squadre in Lega Pro. Ci sono delle regole che ognuno si fa per i fatti suoi e porta avanti per i fatti suoi. Io mi auguro che da ora in poi si cominci a condividere tutte le parti coinvolte, non solo le leghe ma anche l'associazione calciatori, gli arbitri e tutti quelli che partecipano a questo mondo, si cominciano a condividere delle riforme serie, importanti, e che soprattutto non facciano cadere il calcio nelle figuracce che abbiamo fatto quest'estate. E la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI ha avuto ovviamente ripercussioni sul campionato di Serie C, che questa mattina ha visto il sorteggio a Firenze dei calendari. Allora andiamo a vedere le prime due giornate di campionato che interessano il Teramo, che parte con la trasferta di Bolzano contro il Sud Tirol, prima giornata di campionato di mercoledì 19 settembre. Fermana Virtus Vecomp Verona, Gubbio Ravenna, Imolese Albino Leffe,
Vicenza, Giana Erminio, Monza, Feralpi, Salò, Pordenone, Fano, San Benedettese, Renate, come detto Sudtirol, Teramo, Ternana, Rimini, Triestina, Vispesaro. Ma il Teramo, che dovrebbe giocare mercoledì 19, sta cercando, si attende l'ok del Sudtirol, sta cercando di anticipare l'impegno a domenica, quindi già nel fine settimana, e oppure al più tardi a lunedì. Si attende la risposta degli altoatesini, dunque potrebbe non essere proprio di mercoledì, il Teramo potrebbe anticipare di qualche ora il proprio impegno in campionato. Perché? Perché alla seconda giornata, che ci sarà dopo pochi giorni, c'è subito un grande scontro Teramo-San Benedettese, dunque subito derby al Bonolis per la formazione biancorossa. La giornata Fano-Ternana, Albinoleffa e Pordenone, Feralpi, Salò, Fermana, Giana Erminio, Imolese, Ravenna, Sudtirol, Renate, Vicenza, Rimini, Triestina, Teramo, San Benedettese, Virtus, Vecomp, Verona, Monza, Vispesaro, Gubbio. Teramo che chiuderà il girone d'andata il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, nella trasferta del Libero Liberati di Terni. Sul calendario abbiamo ascoltato al telefono il tecnico dei biancorossi, Giovanni Zichella. È un avvio, non si può dire tranquillo, però tanto le squadre vanno incontrate tutte. L'unica cosa che mi dispiace non è tanto che squadre incontrare, ma mi dispiace il discorso di fare un viaggio molto lungo per raggiungere Bolzano. Però voglio dire, non deve essere un alibi, perché io dico sempre ai miei calciatori che gli alibi non vanno trovati. L'unica cosa, e poi la cosa bella forse è anche per quanto riguarda il tifoso, che poi la domenica dopo ci siamo subito in casa con la San Benedettese, il derby, e così ci sarà anche una buona cornice di pubblico. È un inizio congestionatissimo, si parte di mercoledì domenica, poi altro infrasettimanale di nuovo domenica, in poco più di 11 giorni, 4 giornate di campionato. È vero che la Lega Pro fino a questo momento è stata tra virgolette in una sorta di vacanza, però come si gestiscono tanti impegni almeno all'inizio? Ma ne stavo già parlando adesso con il mio staff, usiamo la partita come allenamento, quindi i successivi allenamenti dopo la gara è solo un mantenimento e un recupero di energia, quindi usiamo la gara, perché poi l'allenamento perfetto è la partita, quindi usiamo la partita come allenamento e poi cerchiamo di recuperare le energie per la partita dopo. Ma io penso che già nelle prime 5 partite noi riusciamo a capire com'è la nostra squadra, com'è strutturata la nostra squadra, i valori della nostra squadra. Secondo me le prime 5 partite daranno delle buone indicazioni. Adesso va bene, andiamo a giocare contro Sudtirol, una squadra che sta facendo, che ha fatto bene anche nella Team Cup con Frosinone e Pescara, però questo non vuol dire, perché è sempre calcio d'agosto, anche se si chiama Team Cup. Noi siamo pronti a questa partita, poi se ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto e come dovremmo fare. Se loro risulteranno più bravi, non lo so, gli stringiamo la mano e diciamo che hanno vinto loro, va bene. Però noi non molliamo niente, noi dare tutto quello che abbiamo di sicuro lo daremo. È di poche ore fa la sentenza del collegio di garanzia del CONI, che ha di fatto bloccato i ripescaggi, nessun ripescaggio in Serie B. Questo che cosa comporta? Squadre come la Ternana, che aspirava ad un posto in cadetteria, sono invece nel girone di Lega Pro, complica un po' le cose? Non lo so, forse lo complica per chi ha fatto la squadra per vincere a tutti i costi il campionato. Noi abbiamo fatto una squadra che dobbiamo stare tranquilli, una squadra di ragazzi giovani che hanno voglia di emergere, ragazzi giovani che vogliono scalare la categoria. E quindi voglio dire, a noi questo non ci tocca, noi le incontreremo solo 2 volte la Ternana, a mandata e a ritorno. Il problema sarà, secondo me, di quelli che hanno fatto la squadra investendo anche tantissimi soldini per aspirare a vincere, arrivare primi, perché se fai i playoff tu mi insegni che ci sono 30 squadre che provano per un posto solo. Allora, sorprese ce n'è sempre una ogni anno, e di solito è sempre tipo il mese dell'anno scorso, sempre una neopromossa. Però io dico che nel campionato di Lega Pro va benissimo prendere giocatori di nome, dargli dei stipendi importanti, ma io sono convinto che in Lega Pro conti molto, molto l'organizzazione di gioco, il lavoro, la premiazione che ci devono mettere i ragazzi. Noi partiamo da un punto preciso: la squadra, gli 11 che scendono in campo devono dare tutto,
tutto quello che hanno. A fine partita guardiamo il risultato finale. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili sulla piattaforma YouTube On Demand, ovviamente anche sul nostro sito www.tv6.it. Il TG6 torna con la seconda edizione alle ore 19. È tutto, buon proseguimento di giornata.